Lucia Centello, welfare, diritti sociali e pari opportunità. Barbara Cervetti, cultura, turismo, sport, politiche giovanili. Domenica Genisio, istruzione, sistema educativo, rete scolastica e infanzia. Mauro Carena, bilancio personale, patrimonio e sistema informativo. Mauro Carena, le deleghe al patrimonio personale, sistema informativo, bilancio, deleghe importanti in una fase molto delicata per l'ente. Sì, è un ente nuovo, è un ente che quindi dovrà vincere questa scommessa di far sentire tutti i comuni con pari dignità partecipi della città metropolitana. Chiaro che in questo ente nuovo e con la grande riforma sugli enti locali e con la grande riforma proprio dal punto di vista patrimoniale, questa delega è una scommessa ulteriore per riuscire a far funzionare l'ente, quindi a poter fare investimenti e al tempo stesso attuare quelle politiche che permettano di valorizzare le professionalità senza incidere ovviamente sui dipendenti, ma migliorando anche dal punto di vista patrimoniale l'ente. La fase è delicata anche perché si aspetta una decisione definitiva da parte del governo sul destino, la destinazione del personale che sarà dichiarato in esubero. Sì, io ritengo che la ex provincia abbia avuto delle grandi professionalità e che quindi il nostro personale non solo umanamente ma anche lavorativamente vada estremamente rispettato e valorizzato. Sono anche fiducioso che nelle settimane a venire a livello governativo si comprenderanno queste realtà e proprio sulla città metropolitana ci sarà un investimento e ci sarà un distinguo rispetto ad altri enti. E sul bilancio la richiesta che gli enti locali, le città metropolitane fanno al governo qual è? Beh, appunto di tenere conto di questa diversità, cioè se è un ente, lo dico molto sinceramente, nuovo, che però si vuol far funzionare, si vuol far decollare, bisogna partire dal presupposto che le risorse devono esserci e seguire le funzioni. Quindi se abbiamo delle funzioni e se queste funzioni devono essere un servizio per i cittadini, devono essere finanziate. E intanto va avanti il confronto con la Regione sulle funzioni delegate. Sì, mi sembra però che questo sia avviato in modo ottimo e ci sia un grande senso di responsabilità e di collaborazione da parte di tutti.